Va bene, c'è un po' di rabbia, un po' di rabbia. Quattro punti sono stati esagerati, sì. Diciamo la verità. Come al solito non ci trattano con i guanti a noi. Mai, mai, mai. Addirittura su qualche giornale del nord ha cominciato a dire, è stato il primo a pubblicare la penalizzazione quasi come se fosse un trofeo da esporre. Purtroppo siamo abituati a soffrire, sappiamo soffrire noi cosentini. Assolutamente. Calcisticamente abbiamo sempre sofferto, mai ci ha regalato nulla, nessuno. Però adesso vorrei fare un appello ai tifosi del Cosenza, visto che parecchi hanno già decretato la morte del Cosenza, la retrocessione del Cosenza. Adesso bisogna dimostrare di essere tifosi del Cosenza, no a chiacchiere. Io pure ho criticato Guarascio nel modo più assoluto, ma adesso stringiamoci intorno alla squadra, al mister Salvini che è un galantuomo, ai giocatori che nelle prime tre partite nonostante tutto hanno raccolto 4 punti con due squadre che puntano alla Serie A, Cremonese e Spezia. Hai perso una partita a Mantova vergognosa. Stanno azzerato, tu riparti da Palermo. 0 punti. Una rosa non fortissima, ma una rosa di ragazzi volenterosi, una rosa di gente che vuol sudare la maglia come ci ha dimostrato in queste prime giornate. Andiamo allo stadio, non facciamo chiacchiere sempre contro Guarascio, perché Guarascio l'abbiamo già detto, Guarascio quello è pregi e difetti, quello è. Non possiamo fare, non puoi fare niente, lui è il nostro presidente, fino a giugno sarà il nostro presidente. Speriamo che capisci, lui deve capire una cosa, che buongiorno, che il Cosenza Calcio non è solo suo, è un patrimonio di una città, certo. È un patrimonio della città, un parla proprio della città, e va difeso perché adesso per andare contro il Guarascio qualcuno spera che noi lo cediamo. Addirittura, ma ho letto cose allucinanti, cioè, ma questo c'è, i soci, guarda, veramente. Sembra che qualcuno. Io sono orgoglioso di essere tifoso del Cosenza. Quando vedo domenica allo stadio, ho visto la curva nord piena, l'appartenenza, la tua città. Ha cantato tutta la partita, la curva sud tutta la partita. Abbiamo cantato e abbiamo gioito a metà, perché il pareggio poi non è un risultato buono. Però dobbiamo essere adesso più che mai uniti per questa salvezza, che è difficile, ma non è sicuro che noi siamo retrocessi. Ma ancora c'è tutto un campionato da giocare, perché? Ma stiamo scherzando, 35 perché? Partite, perché fare, ma che stiamo parlando? Fare i funerali già alla squadra. Ma quali funerali? Vai a leggere un po' sì, i soldi. Sì, ma ho letto qualcuno che addirittura si augura la retrocessione perché così vada via Guarascio. Ma che stiamo parlando? Più beceri che ci sono, ne abbiamo. Ma quali tifosi? Siamo questi già scesi. Sono gente che è frustrata. Gente frustrata. La Mandiglia da Catanzaro, ma. La Mandiglia, punto interrogativo. Ma possiamo essere gelosi la Mandiglia da Catanzaro? È perché Strizzolo che ti dispiace. No, Strizzolo non è più forte della Mandiglia o il campo. Però Strizzolo è un giocatore integro. La Mandiglia è un giocatore che non è più integro. Io l'anno scorso l'ho visto che giocava là, la squadra che era a Ferrara, la Spalla. No, l'anno scorso era col aiuto. La Binone. No, è scesa la squadra che ha fatto pure gol. Sì, e mo mi va bene. Però Pisalò. Ferrara. Oh, bravo. Ho visto un giocatore fisicamente a terra, voglio dire. Quindi io mi auguro per il Catanzaro che sia integro, ma io guarda i problemi, guarda, no, dico, ti posso dire, non possiamo essere gelosi, no, che assolutamente. La Mandiglia aiuta Catanzaro, ma io faccio mie le parole di Alvini. Alvini ha fatto un discorso molto chiaro, come dicevo qualche altra volta, a cucchiaia che non ci vuoi la pignatta, no? Lui sta all'interno e quando fa un discorso rimaniamo uniti, no? Perché ha sposato un progetto che va a crescere. Per la prima volta abbiamo puntato sui giovani, abbiamo fatto una rosa ambiziosa perché gente che ha fame e lo ha dimostrato sul campo, e ha detto Alvini rimaniamo tutti uniti a prescindere prima che arrivassero i punti di penalizzazione, e penso che è una cosa che ribadirà, perché ancora la conferenza stampa di presentazione del calciomercato non è stata fatta, verrà fatta, noi stiamo facendo il caso prima delle informazioni che ci darà il tecnico Alvini. Però quello che posso dire, faccio solo le sue parole, rimaniamo uniti, perché farci del male da soli? Questa è una cosa, cioè ci sono due colori, c'è una maglia da difendere, punto, non c'è nient'altro. Che poi Guarascio non fa entrare un socio perché ha bisogno di capitali, quello è un problema che esiste e che si deve porre e dovrà comunque affrontare. È perché, detto da Pippo Gatto. No, perché la Serie B è onerosa. Quest'anno, guardate il calciomercato,
quest'anno Cittadella e Mantova si sono presentati malissimo, col calciomercato non hanno fatto nulla, sono due candidati probabilmente a scendere, anche se ognuno dice abbiamo le nostre carte, siamo sicuri che la nostra squadra è buona, poi il campo ne parlerà. Ma noi che cominciamo a farci la mano da soli, ma pensate che nessuno legge i social, tutti lo leggono, dalla Lega agli addetti ai lavori, tutti leggono, tutti vedono questo remare contro, non fa bene né al Cosenza né alla società né ai nostri colori. Io posso capire il tifoso arrabbiato, anche io sono arrabbiatissimo, ci mancherebbe, questi quattro punti assolutamente sono qua, a parte la vigliaccata che hanno fatto quattro punti, che hanno dato il massimo per due sul campo con sudore, assolutamente, però non possiamo neanche fare il funerale a Coenza prima. Cioè io vedo gente contenta, insomma. Non esiste. Cioè metti che tu hai perso le prime tre partite, punto. Si riparte da zero, punto. C'è Strizzolo, le abbiamo prese. Assolutamente. Sono giocatori che hanno sempre fatto calciomercato. Hanno sempre fatto la serie. Hai preso due giocatori, perché hai preso l'esterno sinistro. Perché dobbiamo dire ma la bandiera è meglio che... Cioè sono disco, ecco perché noi non andremo mai in Serie A. Poi quel centrocampista fuori, quello del Napoli. È normale che va a Bari. Se la proprietà è sempre la stessa, permetti che se me lo tengo io. Quello che è il dubbio è stato esposto il giocatore della Fiorentina. Una volta tanto, ignoriamo Guarascio, che non è esente da colpe, anzi è la prima malattia del Cosenza è Guarascio. Però adesso dimentichiamo Guarascio. Non esiste proprio. E fino alla fine del campionato. C'è solo il Cosenza. Ma avete capito quando dove siamo andati a Fincantieri Palermo? Siamo andati a Mondavo. Ma io non accetto neanche meglio la Serie D. Dobbiamo mantenere la categoria. Ma stessa che sono andato a finire in campo. Guarda, mi ricordo in Campania. In una casa vicino al giocatore di costruzione. In Campania siamo entrati per entrare nel campo nel mercato ortofrutta. Per entrare nel campo, la tribuna stampa era nel mercato ortofrutta. E voi ma di che stiamo parlando? Voi siete felici? Ho girato tutti i campetti. Poi un'altra cosa, fammi dire, ti prego, una cosa vergognosa che ce l'ho qua. Meglio schiavi. Ma quale? Meglio schiavi in paradiso che. Ma che state dicendo? Ma non mi facete. Meglio la Serie B con Guarascio. Chi ne parla in chiuta capisca. Meglio la Serie B con Guarascio. Basta Serie D. Ma chi vuol dire liberi? Da chi? Da cosa? Purtroppo abbiamo questo presidente, purtroppo, ma cambierà, ce lo dobbiamo tenere. Cambierà, come è cambiato sempre. Tutto passa. Esattamente. Adesso la cosa ma un patrimonio è senza questo calcio. Patrimonio, che è la Serie B, che per noi è una cosa già grandissima, perché abbiamo una mentalità vergognosa. Noi distruggiamo, ma siamo abituati a distruggere, la verità è questa. Ma proprio per rancori personali, magari ognuno c'ha una cosa. Dico una grave, sono convinto che il 40% di pseudo tifosi del Cosenza spera che retrocediamo perché sin da Dio Guarascio, siete vergognosi. Dobbiamo, eravamo 8.000 con lo Spezia e passa, dobbiamo essere 10.000 con la Sampdoria, anche che perdiamo a Palermo. Assolutamente, ma non solo questo. Fin quando la speranza e la matematica non ci condannano, noi dobbiamo andare allo stadio a incoraggiare questi ragazzi che hanno sposato la causa rossoblù, perché parecchi ci hanno lasciato, bisogna anche dire questo. Poi ci sarà il ricorso, voglio dire, io penso che di questi quattro punti qualcosa raccoglieremo, sicuramente. Manca il presidente, dico qualcuno. Vuole informare noi tifosi se ci sarà un ricorso, sì, se abbiamo una possibilità. Hanno fatto un comunicato in cui dicono che andranno in tutte le sedi opportune, nel senso che sembra giusto dare comunque ai tifosi una spiegazione, perché buongiorno, si è già andato, perché noi tifosi vogliamo sapere, abbiamo qualche speranza di dimezzare la penalità. Loro sono convinti, parlando come non è una trasmissione tecnica fuori degli schermi, non me ne frega. Voglio solo dire ai tifosi, non guardiamo Catanzaro, non guardiamo Lecce, Rogerio Inferiore, Fratta Maggiore, guardiamo adesso a maggio, guardiamo il Cosenza, perché adesso più che mai ci vuole sono arrivati due giocatori, mettiamolo anche così, sono arrivati Strizzolo e Ricci, sono due giocatori che ti servivano, un uomo d'area e un terzino sinistro, un esterno sinistro, così si dice. Maurizio è bravo, l'ho visto. Assolutamente, ha giocato le prime due partite, ha giocato titolare con il Bari, non è che è un rincalzo. A Bari sta facendo bene,
E loro hanno scelto Tripaldi. Ma dici, avevamo già un vero assolutamente, assolutamente sì. Io dico, e poi complimento a Catanzaro che ha preso quattro giocatori. Ma la stiamo noi. Culibba lì, no, ma ci sono pure, ci seguono, la Catanzaro ne fanno. E li salutiamo, ci salutiamo. Cioè, no, ma anche perché ma parliamo. Ma non guardiamo. No, Culibba lì, la Mantia, Bette. E hanno preso pure guardiamole come D'Alessandro la sarebbe che poi ti dicano Catanzaro, io manco tiro Catanzaro, io vorrei solo vincere il derby, cioè, ma i texi quelli che sono usciti Intanto Robbia, possiamo dire che ci stiamo divertendo al campo perché abbiamo un signor allenatore con la A maiuscola, sì. Ci sta facendo vedere il calcio e soprattutto legge le partite, no? Ma sì, ma non voglio parlare tecnicamente, ma assolutamente, ma voglio questa dire, questa è una trasmissione per dire ai tifosi del Cosenza. E diamo l'esempio di essere maturi, andiamo allo stadio e aiutiamo i ragazzi e il mister perché se lo meritano. Questo. Mai poi, come ora, facciamo nostre le parole di Alvini. Allarghiamo un po' i nostri orizzonti, un guardiamoci in Bucca Danzaro. Cioè, io voglio vincere il derby, magari, no, però basta con Catanzaro. Loro fanno il loro campionato, noi facciamo il nostro. Io manco mi tiro, stavo dicendo, per chi mette la Catanzaro? No, dimmi no, per chi no, ti fa contro Catanzaro. Non me ne frega niente. Ma non esiste. Voglio vincere il derby. Ma preferisco. Io voglio vincere solo. Preferisco il bastardi di Brescia. Preferisco il Catanzaro a squadraggio. Sì, perché si sono comportati male a Brescia. Si sono comportati malissimo. Moglie e bambini hanno aggredito nella curva. Lasciamo. Ogni tanto. Cioè, queste cose lasciano il segno. A mio, se erano entrati in curva, c'è stata una strage. Assolutamente sì. Non dimentica sì, i sì, bastoni sì, di ferro con i chiodi. Assolutamente sì. Quindi lasciami dire che è gentaglia. Gente che deve stare fuori dal calcio. Lasciami dire che è gentaglia, senza problemi. Che ne dica il bruciatore di Faldoni. Che ne dica il bruciatore di Faldoni. Comunque guarda, alla fine quello che dice Alvini, io lo sposo e dico, rimaniamo tutti uniti e insieme raggiungiamo la salvezza, perché quest'anno sarà un campionato di sofferenza, è inutile nasconderlo, sarà un campionato, come si dice, fuoco e stridore di denti. L'abbiamo detto che era durissima. Assolutamente sì, però hai dimostrato anche che hai le armi per combattere. È logico, ma poi voglio dire, quale squadra, il calcio è bello, perché quale squadra parte battuta? Nessuno. Roma-Lecce 2-3. Assolutamente sì. Brasile-Italia 2-3. Assolutamente. Ma io ti dico di più. Corea-Italia 1-0. Vorrei chiudere con una sola frase. In ginocchio mai. Mai, brava Pippo, bravo. Va bene. Un po' di orgoglio. L'orgoglio cosentino, lo so. Abbiamo e andiamo assolutamente allo stadio, sì. E aiutiamo questi ragazzi. No. In ginocchio mai. In forza ginocchio lupi. Mai, forza lupi e dai Alve, fa su miracolo dall'ennesimo.